cambiata dalle discussioni dell'anno scorso, che è: perché il maestro è più bravo di un allievo? Che sembra una banalità, ma perché nello sport questa regola non funziona? E soprattutto, chi rimane o chi abbandona la palestra? Qual è il segreto di chi rimane e poi un giorno diventa maestro? Dunque, intanto non è vero che il maestro sia più bravo di intenderci su che cosa intendiamo per bravo, perché se bravo lo vediamo dal punto di vista prettamente atletico, il maestro non è più bravo di allievo, perché il suo allievo ha 30 anni di meno, e quindi il maestro è colui che sa, colui che conosce, e non c'entra niente con bravo e bravo. Il maestro è quello che ha battuto la pista, è quello che è andato avanti, quello che ha rischiato, che si è perduto addirittura, che ha voluto ritrovare la strada. Questa figura, che per i giapponesi, è cardinale, che rispettano in tutte le arti giapponesi, non solo nelle arti marziali, la figura del maestro, anche di violino, è rispettata moltissimo proprio perché è quello che ha passato la vita a capire, per far capire, quindi una nobiltà questa missione, se ci pensate, di una nobiltà incredibile. Io spendo la mia vita dentro a cercare di capire per insegnare agli altri a capire, quindi è secondo me una delle missioni più nobili che l'uomo possa, che all'uomo possa accadere di fare. E quindi questa figura che è importante, non perché è più bravo, perché difficilmente sarà più bravo di un ventenne, sarà più potente di un ventenne, più veloce, eccetera, 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 perché gli anni però passano, non perdonano. Anche se, vi dicevo prima, io quando vedo il mio kata fatto 20 anni fa, che ero più giovane, in giro dall'altra parte, mi arrabbio, non per carità, per dire, perché adesso capisco cose che allora non capivo, vedo cose che allora non vedevo, quindi anche se ero più veloce, più forte, non mi interessa niente. La realtà è che stavo facendo male delle cose, stavo, non dico sbagliando, ma le stavo facendo male. Quindi il maestro è quella figura lì che ha preceduto, ha studiato, capito, ripeto, quello del perdersi, che il maestro si perde, è bellissimo perché ci fa capire che un uomo non è Dio, ecco, quindi si perde anche lui, però ritrova la strada, poi si industria in mille modi di cercare di capire quale sia la via giusta. Però vi aggiungo un'altra cosa, forse il maestro non sarà più veloce, non sarà più forte nel senso fisico del termine, ma se il maestro riesce a ultimare il suo percorso, sperando che la vita basti, quel tipo di forza, che definisco chi, non io, ma tutta la cultura delle arti marziali, chi o chi, per i cinesi e chi, questa famosa forza interna, che è altro che forza fisica, ecco, a quel punto non è neanche più detto che più vecchio sia anche più debole, perché questo tipo di forza, che ci crediate o meno, io ho avuto la sto cercando, studiando moltissimo, ci sono dei metodi anche qui per andare alla studia, però per ora mi capita una volta sì, 10 no, ma quando capita non ce n'è per nessuno, non ce n'è per nessuno. Se volete fidare di me, perché potrei essere anche uno che spara delle cavolate, se volete fidarvi di me, io a mia volta ho sentito cos'è il chi su di me, quindi questo lo posso dire, mi sbattevano da una parte all'altra, con dei piccoli tu, perché quello era il famoso, io vado cercando disperatamente
cercando di tirare indietro i miei allievi più avanzati, perché è un cammino che possiamo fare tranquillamente insieme, attraverso dei, chiamiamoli così, che non è bello dire, dei metodi, attraverso dei metodi. Ci sono dei metodi che, devo dire, sono molto presi dagli studi cinesi, dalle arti marziali cinesi, che però accelerano la ricerca e il raggiungimento di questo obiettivo altissimo. Maestro, noi abbiamo esaurito lo spazio degli altri 20. Io purtroppo avevo preparato tutta una serie di domande appunto su chi, sull'energia interiore, perché fra l'altro sono citati e ho letto anche sul suo profilo Facebook negli ultimi due mesi alcune parti che io ho raccolto e ho tenuto come l'altra volta, esatto, come l'altra volta sono rimaste una serie di incompiute. Vero anche che incontreremo nuovamente il maestro allo stage di Cattolica, allo stage nazionale UKS che faremo il 1° di maggio, per cui se il maestro ha la pazienza e la bontà ancora di incontrarci magari dopo l'allenamento, possiamo magari discutere ancora. Lasciamo magari lo spazio alle domande e poi 5 minuti di colloquio molto... In realtà volevo agganciarmi un po' per avere tutti un amico, quindi parlando di ricerca del chi e parlando di quando si è visto, quando si vedeva i suoi catafatti 20 anni fa, e quindi rispostare il focus su questa frase bellissima che quando una vita non basta, e associata a questa parola che prima è stata detta un po' tra le righe, che è la parola ricerca. La parola ricerca proprio come tale non può avere un lasso temporale, perché la parola ricerca è finita, esatto, è proprio finita. Quindi io vedo la figura del maestro, di un ricercatore. Pertanto questo quando la vita non basta, dovrebbe essere quando 10 vite non bastano, perché il lavoro è incessante, continuo, quando sembra di arrivare al traguardo, l'asticella sarà un po' più alta. Cerca un'asticella più alta. Quindi io il libro non l'ho ancora letto, ma immagino che una delle interpretazioni che dovesse dare a questa frase potesse essere anche questa, intesa nel nostro mondo, nel mondo del carattere. Assolutamente sì. Grazie. Se non ci sono altre domande, no, io invece volevo, a parte sono combattuto fra due domande, però ne faccio una per una, perché abbiamo deciso che dobbiamo lasciare poi spazio alle libertà anche per voi. E vabbè, dai, faccio questa. Ci vediamo domenica. Sì. Domenica mattina c'è lo stage a Pazia dello Sport, no? Che conduce il maestro Barzano. Allora, il tema è la via della mano. Domenica sentiremo e praticheremo. Filosoficamente, come possiamo interpretare questa definizione della via della mano? È stato scritto moltissimo. Perché se ne frega. Mano vuota, intanto mano vuota, però mano nuda, perché non si usano anni. Questa è la risposta più perfetta. Viceversa, la filosofia è proprio il vuoto, il famoso vuoto della mente, e qui si entra in un'altra, e questa ragazza dovrebbe stare qui. Maestro, basta che lei ritorna con la rete. Vuoto della mente, ma non la mente vuota dello stupido distratto, eccetera, ma la mente vuota di chi riesce a svuotare talmente tanto la propria mente che non è più pregiudizievole nei confronti di nulla. Per cui io sono uno specchio, lui mi attacca e io so già praticamente cosa è. Da me la mente ho liberato la mente dal pregiudizio, perché se il pregiudizio. Adesso penso, lui mi farà un pugno in faccia, ho questo pregiudizio, e tu mi dai un calcio basso, io lo prendo sicuramente, o se non lo prendo è solo fortuna. Invece la mente vuota fa sì che io sia nelle condizioni psicologiche migliori per poter difendermi da quell'attacco. E poi questa mano vuota significa anche la grande
svuotarli completamente. Io nel discorso che ho fatto all'inizio del corso di altri nomi, ho detto mi voglio copiare un po', parafrasando un po' famosissimo, bellissimo discorso di aiutatemi, qualche cosa perché il computer di reattore quando lui disse appunto continuare a cercare siate fuori, bellissimo. Io comunque ho detto proprio vi voglio nudi, nel senso dovete liberarvi di tutto quello che conoscete. Lo so che vi chiedo tanto, ma liberatevi di tutto quello che conoscete, perché si ricomincia da zero. Quindi questa è l'umiltà che nessuno avrebbe mai voglia di intraprendere. Ecco quella, l'altro concetto di mano vuota, proprio questo vuotarsi di tutta la conoscenza che pensiamo di aver avuto, che poi bisogna vedere se l'abbiamo avuta, per avere lo spazio per rimettere dentro nuova linfa, quella che ci condurrà ancora più in alto, speriamo, o in alto per la prima volta. Invece purtroppo il nostro mondo, e qui faccio una critica al nostro mondo, è il contrario, è un mondo di presuntuosi, di tronfi, di persone che credono di sapere tutto. E quando appena prendono il diplomino di maestro smettono di allenarsi perché dicono non vorrete mica che un maestro sa bene, sono maestro, so tutto, e così via. Il nostro ambiente da questo punto di vista è veramente un pessimo esempio di come invece bisognerebbe essere. Proprio perché c'è questo, è il danno, è il quinto danno, il sesto danno, ormai da ragazzi. Domanda proprio inerente a questa cosa. Premessa, io sono nel mio piccolo 25 anni che faccio karate, da 13 anni sono secondo danno. E tutti gli anni mi ripropongo di fare il terzo danno e tutti gli anni non trovo un buon motivo per fare il terzo danno. La domanda è questa, ma è veramente così necessario fare questi esami per il passaggio di danno? Io tutti gli anni me lo chiedo. Francamente, per come vengono dati i danni, sarò franco, Assolutamente. Per come vengono dati i danni adesso, cioè più o meno tutti, o quasi tutti, perché adesso su 100, quando ne bocciano due, dicono ah, ne hanno bocciati due. Esattamente per quello. Per questo punto di vista, però non devi guardare, secondo me, cioè l'esame è con te stesso, non voglio essere banalotto, però l'esame è con te stessa, cioè sei tu che dici io devo sapere che sono arrivata secondo, hai detto che sei secondo, che sono pronta per il terzo danno, perché mi sto allenando seriamente, eccetera eccetera eccetera. Cioè l'esame lo fai con te stessa e lo fai solo quando ti senti. Ma non esagerare, adesso i giorni sono e poi non ragionarti loro di quelli che sono in commissione, perché tanto guarda che ti parlo uno che è sempre in commissione, però più o meno adesso già vengono dati, perché si riconoscono tante cose. No, io la faccio. ma devo dire la verità, se io fossi sicura che se non va bene mi bocciano, lo farei più volentieri. Cioè, io farei più volentieri un esame sapendo che se vado su e non sono preparata per il mio danno, mi bocciano. Cioè, sarebbe più normale, no? Sarebbe anche più giusto per me. Se questa consapevolezza la darei più volentieri. Però adesso senza arrivare, cerca di sentire se sei all'altezza. Quello no. Poi il giudizio dall'esterno ci vuole, per forza. Sì, sì, io lo vedo perché c'è la sportivizzazione, che uno per i meriti sportivi prende il Dan, che ha fatto solo quel kata lì, e gli altri perché sono gli allievi di quel maestro lì, prendono, anche se non sono buoni di fare certe tecniche, prendono il Dan. E da lì
vanno sempre su. Questa è un'altra aberrazione del quando voglio dire, tu critichi tanto il tradizionale, tu sportivo, però appena puoi vuoi il danno, che è tradizionale. Ma quello gli sta per i soldi. Appena puoi, perché sennò se non hanno il danno non possono prendere i soldi. Sì, poi c'è il mestiere, eccetera. Però quindi sì, un'altra aberrazione che è un costume negativo che si è andato man mano formando, nessuno si è ribellato. Maestro, noi la ringraziamo, grazie mille.